E salve a tutti, sapete per me che giornata importante è questa, vi ho parlato spesso dell'ospite che avremo oggi e finalmente dalla sua bocca potremo sapere tutte quelle nozioni che per me tanto importanti, di quali ogni tanto le tocchiamo un po' da lontano. Noi chi stiamo diventando, no, come esseri umani nell'era digitale? Queste sono le domande che ci facciamo oggi. Quale nuova trasformazione anche ha portato questa pandemia? Ognuno dice, De Kerckhove, che è un grande sociologo, dice che oggi ha una copia digitale, un gemello digitale, dice che prima o poi dovremo educare proprio al posto dei bambini a scuola proprio questo nostro gemello. Una vera rivoluzione che sarà una rivoluzione anche nella nostra identità. Oggi abbiamo un ospite importante, un grande filosofo attuale, Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford, ma anche professore di sociologia della comunicazione presso l'Università di Bologna. Lui è esperto di filosofia, di etica dell'informazione e potrà risponderci a tanti interrogativi che in questo periodo ci facciamo. Lui ha affermato che la mia identità non è più quella di essere isolato, di individuo, ma è nelle relazioni. Quindi dice, siamo diventati come rotonde stradali in un crocevia. Per questo dobbiamo avere più cura dell'ambiente circostante, da cui è sempre più difficile isolarsi. Un ambiente che, come afferma in un suo libro a me caro, la quarta rivoluzione, non è solo l'ambiente fisico, ma anche quello virtuale, del quale non possiamo, forse, ce lo dirà lui, sfuggire. Ma preferirei lasciarlo spiegare direttamente da lui. È con noi il professor Luciano Floridi. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie per l'invito. Grazie professore, lei di aver accettato, sa quanto è importante dopo averla letta sui libri e studiata sui libri, averla qua e poterla massacrare di domande. No, veramente. Speriamo che siano facili queste domande. Devo sfogare per l'esame, no? A me le fecero piuttosto difficili, quindi adesso gliele faccio a lei. No, veramente, lei professore ha scritto un libro che ha riscosso molto successo sia nel grande pubblico che negli atenei di tutto il mondo, è La Quarta Rivoluzione. Mi piacerebbe che spiegasse, per chi non l'ha letto, cosa si riferisce con Quarta Rivoluzione. Sì, lo faccio volentieri, anche se ho paura di ripetermi un po' troppo spesso. Succede alle persone anziane. Io ricordo quando da ragazzo sentivo i miei genitori raccontare alcune storie classiche in famiglia e poi sentirli raccontare di nuovo questa storia e poi ancora di nuovo. Ho paura che questa cosa della quarta rivoluzione sia diventata un po' una sorta di evergreen, no? Di quelle canzoni che suona sempre quella. Adesso la rifacciamo, però perdonatemi se mi avete già sentito su questa faccenda. Forse vi racconto una cosa, ve la racconto in maniera leggermente diversa da come l'ho sempre raccontata in passato. E cioè, tanto tempo fa, quando c'era qualche capello bianco in meno e studiavo qui a Oxford, e c'era bisogno di trovare un modo per dare senso, un po' così, a questa trasformazione che vedevamo già sotto i nostri occhi, erano già gli anni 90, insomma, molte cose già stavano cambiando. E soprattutto dovevo fare un lavoro che mi era stato richiesto dalla Commissione europea. E per fare questo lavoro sull'impatto del digitale, delle tecnologie digitali sulla vita quotidiana delle cittadine, dei cittadini europei, bisognava trovare un po' un punto di vista, cioè qualcosa che fosse un po' di più del dire: ma guarda, è un bellissimo impatto, puoi parlare con mamma e papà su Skype, che andasse un po' al di là della comunicazione soltanto, o magari già in quel periodo dei social media, si cominciava già a parlare tanto di intelligenza artificiale. E allora, pensa che ti ripensa, c'era un po' una sorta di idea dietro dicendo: ma guarda che questa trasformazione che stiamo vivendo è più profonda, non è soltanto, sai, ieri avevamo il telefono, oggi ho le cuffiette, ieri sentivo il disco, domani no, sento il CD, poi dopodomani metto la canzone su una pennuzza e poi dopodomani ancora magari un servizio online in streaming. Non è soltanto questo, va a toccare alcuni elementi molto più profondi. Per questo è una rivoluzione, se no sarebbe un cambiamento, sarebbe, certo, una delle tante cose che abbiamo visto accadere. Perché la rivoluzione digitale è più profonda, ad esempio, della rivoluzione comportata dal motore a scoppio, che in fin dei conti ha comportato le strade intasate, l'inquinamento. E allora pensa che ti ripensa, ma diciamo, guarda, che è una cosa che ci riguarda a noi, cioè chi siamo, sta cambiando la nostra identità. Cioè, ci sta dicendo che delle tante cose che siamo, e spero che chi ci sta ascoltando non mi fraintenda, noi siamo una specie di diamante, immagino, con tante, tante sfaccettature. Cioè,
ci sono migliaia di aspetti che ciascuna e ciascuno di noi è, però c'è, oggi c'è un angolo, c'è una sfaccettatura che è più importante. Cioè questo diamante lo guardo da questa parte invece che da quest'altra. E qual è questa sfaccettatura? Il digitale, ma in che senso? Quarta rivoluzione, e adesso siamo arrivati. E cioè noi abbiamo per tanto tempo sempre avuto come umanità, ma anche come individui, una certa comprensione di noi stessi. Cioè, alla domanda, ma tu chi sei? Cioè, ma io sono, parla l'umanità, no, in prima persona, io umanità sono al centro del mondo, al centro dell'universo, sono la cosa più importante che sia mai successa nella storia del cosmo. Poi, prima rivoluzione, qui entriamo un po' nel dettaglio, arriva Copernico e dice, guarda, ho cattive notizie, non sei al centro, cara umanità, dell'universo. Sei su un pianetino, anche piccolino, e in un sistema solare piccolo, giri intorno al Sole, in una, lo sappiamo dopo, non è Copernico, ma via via, in una galassia che non è neanche tanto grande, in cui ci sono poi miliardi di galassie, in un universo, e noi ci siamo ritrovati un po' persi, no, come dire, in periferia. Dice, ah, mai visto, ero così importante, invece, no, pensavo, parla sempre l'umanità, dice, ma sai che facciamo? Allora io adesso mi rimetto al centro di un'altra cosa. Vabbè, non sarò al centro dell'universo. Però per quanto riguarda il mondo animale, la biologia, la festa è la mia. Sono io la regina e il re, no, parla sempre l'umanità, di tutta quanta la faccenda. E questo ve lo racconto così, ma in realtà non è lontano da quello che poi è la filosofia, quella diciamo, con la F maiuscola, quella complicata. Cioè quando noi ad esempio ragioniamo su, sulla centralità dell'uomo o della donna, cioè dell'umanità, è perché ragioniamo ancora in termini pre-Darwin, perché il secondo a portare cattive notizie è proprio lui e ci dice, c'ho un'altra cattiva notizia, non sei al centro neanche della biologia, del mondo no, animale, del mondo biologico. Perché? Perché ovviamente l'evoluzione, in realtà poi se guardi al DNA, la differenza di DNA tra te e una scimmia è veramente limitata e così via. Siamo parte in realtà di una grande storia, che è la storia della vita su questo pianeta, grazie all'acqua, grazie all'ossigeno, insomma tutte cose che ci hanno fatto un po' ripensare a quanto noi fossimo centrali nel mondo naturale. Però noi siamo testoni, cioè l'umanità gli piace stare al centro, è come se fosse una sorta di bambina o bambino che pensa sempre che la festa sia la sua. E allora l'umanità, un po' ancora infantile, si è rimessa un'altra volta al centro. Ha detto, va bene, allora non sarò al centro dell'universo, non sarò al centro del mondo animale, ma io mi metto al centro del mondo mentale. Qui, di nuovo, per fare un riferimento magari a chi ha qualche ricordo un po' liceale o qualche lettura di qua e di là, quando sentiamo Cartesio che dice cogito ergo sum, penso, no, quindi sono, quello è la centralità dell'individuo, cioè dell'umanità che guarda a se stessa come se fosse, perdonatemi il paragone un po', sembrerebbe bizzarro, come fosse una scatola delle scarpe. È presente la scatola delle scarpe, tu togli, vedi dentro e sai esattamente cosa c'è dentro e cosa non c'è dentro. Ecco, Cartesio vi dice la stessa cosa, soltanto che invece di dire scatola delle scarpe dice cesto delle mele, ma è uguale. Cioè nelle meditazioni dice, noi siamo in controllo completo dei contenuti della nostra mente. E la mente è come un cesto, e non me lo sto inventando, potete andare a controllare, e il cesto è pieno di idee, mele. Tu prendi una mela, la guardi, è buona, la rimetti dentro, è cattiva, la butti. Devi analizzare le tue idee, i tuoi contenuti, e qui ci sono tutte le meditazioni di Cartesio, e possiamo continuare. Ma questa idea è l'idea che tu sei al centro di uno spazio che controlli completamente, lo spazio mentale. Ricordate Pascal, sarà soltanto una canna, ma una canna che pensa? Ecco, tutta quella tradizione, arriva il terzo guastapeste, perché la storia finisce male, ve l'avverto subito, e cioè Freud, e dice, c'ho una cattiva notizia. Dice, eccone un altro. E dice, perché? Te lo ricordi Copernico? Te lo ricordi Darwin? Ecco, adesso arrivo pure io, e tra l'altro è lui, in uno scritto famoso, che mette in fila questi due, dice come Copernico e come Darwin hanno spostato la nostra autocomprensione, noi umanità, dal centro universo al centro del mondo animale, io vi porto una terza rivoluzione, non siamo al centro del mondo mentale, perché adesso spero che le mamme online non si offendano, ma in genere è sempre colpa di mamma, con Freud si finisce sempre da quelle parti. Dice, ma non lo sai, perché, come mai, l'inconscio, perché l'hai fatto, perché non l'hai fatto, c'è sempre qualcosa vagamente sessuale, erotico da qualche parte, e poi colpa di mano. E, ma a parte gli scherzi, sul serio, Freud ci spiega che noi siamo opachi a noi stessi.
le ragioni per cui abbiamo fatto certe scelte, come mai un giorno abbiamo reagito in quel modo invece che diversamente. Pensare che siamo proprio trasparenti, che abbiamo tutto sotto controllo, che sappiamo quello che c'è nella nostra mente e quello che non c'è, e che possiamo anche controllare cosa metterci o cosa non metterci, ma quello era Cartesio, ma non è Freud. E quindi ci siamo spostati un'altra volta. Autocomprensione. Non siamo al centro neanche del mondo mentale. Oh, dice, adesso sono finite le cattive notizie? No, perché si chiama quarta rivoluzione per una ragione, non terza. Pensa che ti ripensa, vi ricordate quella cosa? Bisogna parlare con la Commissione europea. Come glielo spiego io alla Commissione europea? Che non è una questione soltanto tecnologica, ma è una questione filosofica, importante, di antropologia, cioè di comprensione dell'umanità. E tu guarda, io gliela spiego come una quarta rivoluzione. E siccome serviva un eroe, cioè visto che ci sono tre grandi della cultura di tutti i tempi, io gli dico che questa quarta rivoluzione è partita con Turing, con Alan Turing, diciamo così, per semplificare, il padre dell'informatica. E se quelle prime tre ci hanno spostato da tre spazi, quello del cosmo, quello del mondo animale e quello del mondo mentale, qual è lo spazio all'interno del quale noi di nuovo ci eravamo rimessi al centro, la festa era mia, e invece Turing ci ha spostato un'altra volta? È lo spazio delle informazioni. Cioè noi dopo tutta questa storia continuavamo a dire, va bene, non sono qua, non sono là, non sono là, però a scacchi so giocare soltanto io. L'auto la so parcheggiare soltanto io. L'erba la so tagliare soltanto io. E così via. Ecco, arriva ovviamente la nuova rivoluzione, la quarta, e ci dice, guarda, mi dispiace, non sei al centro neanche dell'infosfera, cioè dello spazio dell'informazione. Ci sono cose che sono stupide, attenzione, a zero intelligenza, ma fanno meglio di te, più di te, e ti rimpiazzeranno. Poi alla fin fine io oggi, e chiudo qua, dopo la quarta rivoluzione, l'erba che sta fuori da questa finestra, la taglia il robottino, si chiama Ambrogio, potete controllare, un ottimo oggetto, tra l'altro una produzione italiana, funziona benissimo, non la taglio più io, e la taglia meglio di me. Ecco, questa quarta rivoluzione, allora per essere sintetico, ho fatto una lunga storia, è il ripensamento della nostra centralità in ogni contesto. Noi dovremmo uscire da questo momento un po' giovanile, chiamiamolo così, alla romana. Non siamo più bambine e bambini, l'umanità è cresciuta e dovrebbe capire che dopo tanti millenni di storia non siamo al centro di niente, siamo a servizio, siamo in periferia, ma è bello essere in periferia. Lo dico da ragazzo di periferia, io sono andato a Prima Porta in periferia a Roma. La periferia è una cosa bella perché è a servizio dell'altro. Non è quello che pensa che la festa è la sua, è quello che organizza la festa. Noi, se fossimo in grado di organizzare la festa... C'è qualcosa che rimane all'uomo, di assoluta intelligenza che diceva adesso, no? È proprio questo, è l'uomo, l'umanità, quindi preferisco molto questo termine un po' più neutro, le donne, gli uomini, e tutto quello che noi possiamo poi avere tra LGBT, trans, tutta l'umanità. È straordinario, siamo una cosa anormale nell'universo. Tra le tante cose anormali che noi siamo in grado di fare soltanto noi, c'è l'intelligenza. Le macchine non sono intelligenti, che ce ne dicano, poi magari ne parliamo dopo, ma fanno le cose bene, risolvono problemi molto meglio di noi, ma lo risolvono a intelligenza zero. Questa è la storia straordinaria. Ma soprattutto noi siamo in grado di prenderci cura. Niente nell'universo è in grado di prendersi cura dell'universo, di tutto, come l'umanità, quando fa le cose fatte bene. Allora noi siamo in realtà appunto quelli che si prendono cura, quelli che organizzano la festa. Quindi noi adesso ci descrive un'umanità in questa quarta rivoluzione che vive anche a contatto con queste tecnologie, quindi entriamo proprio anche nelle nuove tecnologie. Noi adesso siamo su Facebook, siamo su una piattaforma, no? Ti stiamo parlando, e quindi noi, lei dice, viviamo on life, no? Ha coniato questo modo di dire on life, quindi in costante interrelazione tra mondo reale e mondo virtuale, no? Quindi vorrei venire un po' al titolo di questo incontro, cioè su quanto sia reale il virtuale, no? Cioè quanto si... Lei parla anche, come l'ha appena accennato, del concetto di infosfera, quindi questo mondo dove con tutte queste informazioni che arrivano e che poi dopo magari approfondiamo su certi aspetti. Potrebbe spiegarci, che è una domanda
ricorrente, soprattutto su questa pagina. Potrebbe spiegarci se al mondo d'oggi è possibile starne fuori da questa infosfera? Cioè, mi riferisco a tanti che decidono di non aderire più alle piattaforme social, che cercano, che si ricomprano il Nokia, no? 3310 perché non vogliono lo smartphone, solo quei telefonini che servono giusto per telefonare, perché ormai non ci sono più le cabine, altrimenti utilizzerebbero quello. Cioè, cosa dice lei, Luciano Floridi, a coloro che cercano uno spazio di libertà fuori dalle influenze mediatiche? È possibile? Allora, servono due o tre cosine per rispondere. Allora, è possibile? In parte sì, appunto, mi compro un vecchio Nokia, mi stacco la spina, non utilizzo il digitale, non ho al polso un orologio digitale, non ho uno smartphone, non sono sui social media. Sicuramente ho l'impressione di uscire da questo mondo digitale, infosfera, Turing e tutte le cose che ci siamo raccontati, Facebook e così via. Questa è, come dire, la prima parte. C'è una seconda parte. Il che, perché vuol dire che la tua vita la sta determinando qualcun altro. Cioè, hai l'impressione di essere uscito, ma nell'uscire, quelli che non sono usciti stanno decidendo anche la tua vita. Le faccio un esempio, anche se vuole, più drammatico. Io spesso durante le conferenze qualcuno mi ricorda, come se io fossi l'ultimo dei cretini, gentilmente: professore, lei dimentica che milioni di uomini e donne al mondo non hanno mai fatto una telefonata. È verissimo, ci mancherebbe. E lo so benissimo. La risposta è che è vero, ma la loro vita è stata determinata da quelli che la telefonata l'hanno fatta. È quello la cosa importante. Cioè, la questione non è, al di là appunto di Facebook sì, Facebook no. Tra l'altro Facebook, io adesso non voglio offendere nessuno che ci sta ascoltando, ma ho l'impressione che ormai sia una cosa da persone con qualche anno in più. I miei ragazzi, ad esempio, Facebook lo usano poco, raramente, stanno su altre piattaforme. Ma allora, magari oggi per sentirci bisogna avere sicuramente WhatsApp, magari per fare una conferenza la facciamo su Clubhouse o quella cosa che verrà dopo. La cosa importante non è quale piattaforma, ultimo grido, no, sia quella sulla quale ci incontriamo, eccetera. È che chi sta da quella parte della divisione tra digitale sì, digitale no, poi finisce anche per determinare la vita di chi sta fuori dal digitale. Ecco, questo secondo me è importante, perché altrimenti si può avere l'impressione che tirandosi fuori si sia, come dire, arrivati a una soluzione. Qui c'è un allargamento della polis intesa, nel senso, cioè la politica oggi è... Cioè, se io non mi occupo di politica, la politica si occupa di me, no? Esattamente, ed esattamente quella l'analogia. Io posso non occuparmene, ma la politica si occuperà di me, precisamente. Cioè, posso non essere digitale, ma il digitale si occuperà di me. Quindi è come le mangrovie di cui parla, no? Che crescono tra acqua dolce e salata. Noi siamo veramente nel mezzo al dolce, al salato, al virtuale, non ne possiamo quindi uscire. Ecco, dicevo appunto, perché se ne può uscire soltanto in maniera un po' illusoria. Cioè, certe cose io le posso fare, posso staccare la spina, posso chiudere gli accounts, posso non avere la posta elettronica, posso avere un Nokia vecchio con il quale non puoi neanche mandare un'immagine. Lo posso fare? Sì. Il costo è che sarai, allora, succube di altri. Cioè che altri gestiranno tutto questo per te al posto tuo e ti faranno fare cose che altrimenti tu magari avresti deciso di non fare. Allora, l'invito non è quello di resistere in maniera così passiva, perché poi alla fine si è semplicemente succubi delle decisioni altrui, ma di gestire un po' il digitale. Cioè, magari appunto su Facebook meglio non starci, oppure starci per divertirsi, per chiuderlo soltanto a quattro amici. Ad esempio, tanto così per dirvi, mia moglie usa Facebook, ma lo usa soltanto per la famiglia. Ha una trentina di persone, quattro amici, un po' di familiari. È soltanto un club molto chiuso e così si sente, no, con vari personaggi del nostro gruppetto. È quello un modo intelligente di usarlo e ti fa comodo, perché così magari ti senti con fratello, con la mamma. Cioè. Ecco, questa modalità in cui si è in controllo, questa secondo me è molto più proficua. Ora, per avere un po' di controllo bisogna avere anche un po' di competenze, ma poche, cioè questi oggetti sono facili da usare, infine. E basta avere la buona volontà di essere noi a controllare il digitale, non il digitale che controlla noi. Quando si pensa di essere usciti dal digitale, il digitale è come se avesse vinto, perché a quel punto ci controlla senza che noi lo sappiamo. Allora, tra le tre posizioni...
anche in un'ottica di democrazia, quella che viene chiamata 3.0, no? Il fatto che un domani ci sarà molta più possibilità di votare online, ad esempio. Quindi qui al di là dei social, proprio la tecnologia, starne fuori è anche un stare fuori da quelle che saranno le forme di partecipazione, quindi future, già attuali se si pensa alla pubblica amministrazione, no? Che già funziona molto, molto in rete. Quindi molti genitori che non sanno comportarsi, come comportarsi con i propri figli, no? Tablet sì, tablet no, li do lo smartphone, non lo so, cioè, chi meglio di lei potrebbe dare un consiglio, perché oggi l'alfabetizzazione digitale, quella che viene chiamata l'alfabetizzazione informatica, non è poi così presente nelle nostre scuole. Quindi cosa dobbiamo fare? Difenderli, perché comunque è un mondo anche cattivo quello dei social, lo vediamo tutti i giorni, quindi difenderli dalle possibili manipolazioni e anche aggressioni mediatiche, oppure avvicinarli, e come in questo caso? Ma sicuramente bisogna fare un'operazione un po' di tipo propositivo, costruttivo, cioè puoi immaginare, cioè io ho sentito anche parlare, ad esempio, far lavorare le ragazze e i ragazzi a scuola senza il telefono, senza il tablet, senza il digitale, beh, così avremo tutti quanti, no, che usciranno dalla scuola analfabeti dal punto di vista digitale. Non è il modo giusto, è come se uno dicesse: guarda, a me non piacciono le automobili, tu no, la patente non la prenderai mai. Non è una modalità intelligente. Poi può darsi anche che si possa vivere senza patente, ci mancherebbe, però forse è più comodo essere in grado anche di poter guidare un'auto da qui a lì. Allora, in realtà quello che dovremmo fare sono un paio di cose, una l'ho già menzionata, cioè capire chi controlla cosa, questo è fondamentale. Allora, se ad esempio sono io a decidere come sistemare la mia presenza online, come utilizzare uno strumento, se utilizzare quello oppure un altro, semplicemente, allora già siamo dalla parte di chi sta vincendo un po' la partita. Poi l'altra cosa fondamentale, l'ho già menzionata, e quello lì non c'è limite, nel senso che tanto più, tanto meglio, bisogna conoscere i linguaggi che parlano informazione. Questo non vuol dire soltanto, anzi, probabilmente niente affatto, devo sapere l'informatica, devo sapere mettere due righe di codice, no, assolutamente no. Però devo avere un po' quella capacità di gestire i vari linguaggi dell'informatica e di tutti gli altri aspetti culturali. Qui le faccio un piccolo esempio. Se io non so assolutamente niente di musica, è tutto un mondo che mi sarà per sempre oscuro. Cioè, io posso magari ascoltarla, ma ascoltarla anche in maniera passiva, senza neanche capire che quella opera, quel lavoro, quella canzone è in realtà una cosa bella per queste ragioni e quelle altre. Se non so leggere uno spartito, come io ad esempio confesso subito davanti a tutti, non lo so leggere, colpa mia, sono una bestia che avrei dovuto imparare, e quel mondo per me è come il cinese, un mondo che non mi appartiene, che non controllo, che eventualmente mi dirà cosa fare, ma al quale non posso dire cosa fare. Allora, siccome le lingue della nostra, i linguaggi che parla l'informazione sono tantissimi, dalla A alla Z, tante più, tra virgolette, tanti più linguaggi, tra virgolette, dell'informazione sono in grado di parlare, tanto meglio. Allora, saperci un po' fare, ad esempio con qualche strumento, avere un po' di dimestichezza anche con l'ABC di quattro nozioni, che so, di storia, geografia, magari due idee, che ne so, tanto per dire, su come funziona una dieta, ma quella che poi mi permette di acquistare o meno, di guardare ad esempio le calorie. Cioè, quelli sono l'immagine dell'informazione. Due idee su come si legge un grafico, perché voglio sapere se le cose stanno andando meglio o peggio con il coronavirus. Due informazioni per capire una pagina di giornale, per dire: ma l'inflazione allora sta salendo o sta scendendo? Mi devo preoccupare oppure no? Oggi vale la pena fare, diciamo, un nuovo mutuo in banca oppure no? Cioè, il linguaggio della banca, il linguaggio dell'inflazione, il linguaggio della nostra cultura. Tutte queste sono tutte lingue che parlano l'informazione. Più ne conosciamo, più ne padroneggiamo così un po' la grammatica, per passare in questa analogia, meglio è. Allora, queste due cose, con i bambini e le bambine in casa, controllo e lingua dell'informazione. Se tu hai queste due un po', almeno come prospettiva, non è che lo devi far bene, però c'è almeno il senso che è lì che devi andare a battere sempre di più. A Laura e a Mario, a Giovanni, cioè, guarda che devi essere tu a scegliere l'app, non ti far dire l'app che è buona. Questa app non ti piace, buttala, prendi un'altra, magari che ti piace di più, personalizzala, falla tua. Sei tu che decidi cosa vedi, non lei che ti dice cosa vedere. Questo YouTube, ma veramente lo volevi vedere questo video? Oppure semplicemente è uno dopo l'altro? Fatti la tua scaletta. La musica, non quella che sentono tutti, fatti la tua musica, la tua scaletta. A questo punto sei tu che
così usufruisci del digitale al meglio e via via impari, no, un po' di lingue, impari magari a farti la tua scelta. Sì, ha un ruolo importante quindi anche la scuola, cioè più che banche a rotelle forse sarebbe bene investire anche un po' in questo settore, no? No, mi scusi la battuta, va bene, no? No, no, non parliamo di questo, mi viene una tristezza veramente, banche a rotelle veramente. E in realtà la scuola, a me dispiace perché la scuola è un po' come le Nazioni Unite, quando non si sa che dire a un convegno, ci sono questi due momenti. Ah, se ne deve occupare le Nazioni Unite, come dire, boh, c'è un padre eterno da qualche parte che vedrai ci metterà una pezza. Oppure, in versione più nazionale, no? Cioè, ci deve pensare la scuola. Cioè, voi ve lo ricordate quante cose dovrebbe fare la scuola? Deve preparare al lavoro, la scuola deve preparare al lavoro, certo. Sì, giusto, giusto. Oppure la politica va male, bisogna che la scuola prepari, no, le persone a una visione informata, critica, altrimenti no, non abbiamo cittadini e cittadini, giusto, giusto, la scuola deve preparare anche la politica. Poi, non si do lavoro, la politica, il digitale, la scuola ci deve pensare, perché sennò, ecco, ma quante cose deve fare questa povera scuola, poveretta? Allora, però il è modo vero. Lo potrebbe insegnare, cioè un po' la scuola se ne deve fare carico, ma non può farsi carico di tutto, cioè come se fosse la panacea. Ogni volta che noi abbiamo un problema, deve insegnare educazione sessuale, deve preparare al lavoro, deve preparare appunto al digitale, deve fare anche di te un cittadino o una cittadina all'altezza della situazione e deve darti le informazioni giuste, ti deve insegnare di tutto. Biologia, chimica, storia, greco, latino, oppure ingegneria, di chissà che cosa. Allora, io fermi un attimo. La scuola può fare un po' di lavoro. Ad esempio, le cose che insegna, che già ci prepara, il corso, facciamo così, ad esempio, di geografia, magari se ce lo facesse in termini non di sapere quanti sono i fiumi o quali sono le capitali, ma ci spiegasse un po' come funziona, ad esempio, la geopolitica. Perché è importante sapere che la Russia, quando dà il gas all'Europa, è una questione geografica, certo, ma è anche una questione di potere. Insomma, c'è un modo per spiegare il linguaggio della geografia che fa di Laura e Pietro due persone che vedono il mondo in maniera un po' più intelligente, scelgono meglio, possono fare anche operazioni critiche, anche politiche, ad esempio, più informate. Allora sì. Là, più che altro, più che dire, ad esempio, io lo sento spesso, cioè aggiungiamo anche un po' di informatica a scuola. Si possono mettere tante materie, ci mancherebbe. Ma soprattutto come insegniamo le materie che già ci stanno, quello è fondamentale. Perché tante cose che noi insegniamo, poi alla fine le insegniamo come se fossimo, se lo ricorda l'ultima battuta, quel cesto di Cartesio, c'è tanta roba dentro. Ecco, la mente come cesto non è una buona idea. Adesso Cartesio usava una metafora. Ma la scuola che pensa che sia un cesto da riempire lo sta riempiendo male, perché poi alla fine i fiumi e le città le trovo su Wikipedia, mentre fare anche Novak, no? In un certo senso questo apprendimento significativo e non più un apprendimento meccanico, però Novak già in America non è mai stato ascoltato, quindi non, anche senza volerlo utilizzare come panacea, utilizzo un altro termine che spesso si utilizza come la scuola, anche la politica, no? Per introdurre anche poi il prossimo suo libro, nel senso che è questo, che è il verde e il blu, che è un colore che, come vedete, già nella quarta rivoluzione appariva, no? Questo verde e questo blu qui, da ingenue fra virgolette, poi lo spiega bene come ma sono ingenue, per migliorare la politica. Qui c'è spazio per l'intelligenza dell'uomo, se ho capito bene, nel senso... Tantissimo, e tra l'altro la nostra intelligenza, quella umana, è l'unica intelligenza che ci sia nell'universo. Adesso potremmo anche parlare appunto di intelligenza animale, ma quando parliamo della intelligenza con la I maiuscola, non c'è intelligenza artificiale. Cioè, basta guardare oggi, quello che può fare letteralmente il telefonino che ho qua sulla scrivania, gioca a scacchi meglio di chiunque, e ha intelligenza zero, cioè l'intelligenza del frigorifero di mia nonna. E detto questo, perché allora funziona? Ma perché ha straordinarie capacità computazionali che hanno fatto sì che si sviluppasse un software che fosse in grado di fare tutte le operazioni necessarie per, in quel contesto, vincere a scacchi. Ma lo stesso software non sa fare il caffè. Cioè lo dovresti comprendere, riprendere e insegnargli, no, tra virgolette, con i dati, con l'esposizione, con il cosiddetto training a fare il caffè. Allora, l'intelligenza umana è l'unica intelligenza che c'è in giro ed è anche l'unica intelligenza che, per quanto ci riguarda, ci sarà mai. Ora, uno può anche avere fiducia
in altre intelligenze sovrannaturali, diciamo, il Padre Eterno e tutto il resto. Ma per quanto riguarda questo pianeta Terra, oggi, come viviamo tra noi, c'è un po' di intelligenza animale, cioè il cane che ti riconosce, il piccione che ritrova il nido, ma quella che noi chiamiamo intelligenza sul serio è soltanto umana. Voi pensate ad esempio all'intelligenza sociale, di dire la cosa giusta al momento giusto, cioè di non uscirtene male con l'amico che magari in quel momento non vuole sentirsi dire quella cosa. È intelligenza anche quella. L'intelligenza musicale, l'abbiamo menzionata prima, c'è anche l'intelligenza di chi ha invece un'intelligenza matematica, di chi ha un'intelligenza linguistica, in cui, per cui le lingue sono una sorta di giardino in cui si muove con tranquillità, dove io invece, che sono pessimo in questo, mi perdo costantemente. C'è un'intelligenza pratica in cui la persona riesce sempre a risolvere il problema in casa, magari facendo due cose e aggiustando letteralmente il rubinetto, dove io sono un po' più bravo. E allora ci sono tante forme di intelligenza, quante ce ne sono di stupidità. Voi pensate a quante volte sono stato stupido, ecco, mutatis mutandis, cioè cambiando le cose si poteva essere intelligenti. Se tu ti prendi le dita nella porta della macchina, quella è una cosa stupida. Allora, qual è l'intelligenza? L'intelligenza è anche non mettere le dita nella porta quando sbatti e ti stacchi un dito. Allora, ci sono tante forme di intelligenza. La intelligenza che a noi serve oggi è quella anche di essere più responsabili, e qui veniamo appunto anche al tema del libro. Cioè la responsabilità che noi abbiamo oggi rispetto a quella che abbiamo avuto in passato, pensare soltanto a tempi, che ne so, io sono di Roma, no, gli antichi romani, cioè proprio un antico romano della mia età, a parte che era già morto, insomma, normalmente, l'età era molto più breve e media, ma aveva intorno a sé un universo che non controllava, e sì che aveva le strade, acquedotti, insomma, viveva già in una società molto avanzata, ma non aveva la possibilità di decidere, ad esempio, di anticipare un terremoto. Pompei oggi non dovrebbe poter accadere, perché lo sai che sta per esplodere quel vulcano. Ecco, tutto questo, cioè il livello di controllo e di capacità di prevedere e prevenire, o di mandare le cose in una direzione piuttosto che un'altra, la storia dell'umanità lo ha incrementato ad un livello talmente straordinario che oggi, in larga parte, e lo sarà sempre di più, con queste tecnologie digitali, sarà una cosa che sta evolvendo in maniera macroscopica, sarà sempre più sulle nostre spalle. Allora, quello che dicevamo prima, intelligenza umana e responsabilità umana. Come dicevo prima, di nuovo, la festa è la nostra, ma non nel senso che la stiamo nostra, che siamo noi festeggiati, che la stiamo organizzando noi. E dovendolo organizzare noi, è bene che, da un punto di vista ambientale, si faccia i conti con quello che dovremmo salvare, e veniamo appunto al verde e blu. Non so se posso permettermi con una battuta, ma il titolo qui raccoglie un'idea molto semplice che tanto tempo fa io cercai di fornire alla politica italiana nelle vesti di Matteo Renzi, quando era ancora premier. E combinare, mettere insieme in maniera, cioè, una sorta di matrimonio buono tra tutti gli ambienti in cui viviamo, quindi il verde non soltanto come il verde, diciamo, dell'ecologia, degli alberi, delle valli, della foresta amazzonica, ma anche il verde dell'ambiente urbano, di questo ambiente in cui stiamo vivendo ora, in questo momento, su Facebook. Cioè, tutti gli ambienti, con la straordinaria capacità di risolvere problemi proprio del digitale, il blu elettrico di tutto il digitale. Piattaforme, telefonia mobile, intelligenza artificiale, Internet of Things, big data e così via. Tutto questo, metterli insieme, vuol dire riuscire a trovare un matrimonio in cui, perdonate la battuta un po' sempliciotta, si salva capra e cavoli. La capra che saremo noi e i cavoli che è questo pianeta. Cioè noi dobbiamo far bene sia all'umanità sia al pianeta. Possibile, perché a tutt'oggi pensa ancora, e anche grandi scienziati, si sente dire o salviamo l'umanità, nel senso che creiamo più ricchezza. Ci sono, tutte le mattine che ci svegliamo, ci sono 800 milioni di esseri umani che non hanno acqua potabile. Ecco, ricordiamocelo, tutte le mattine, quando prenderemo il nostro cappuccino, un secondo per riflettere, questa mattina 800 milioni di esseri umani sono svegliati e non hanno acqua potabile. Bisognerà fare pure qualcosa lì, con il pianeta che altrimenti distruggiamo. Ma allora o distruggiamo il pianeta e salviamo l'umanità, oppure salviamo, no, il pianeta ma distruggiamo l'umanità, o la capra o i cavoli.
Il design, vedi appunto quello che porta i capri, i cavoli e il lupo sul fiume da una parte e dall'altra, disegnando le tecnologie giuste per gli ambienti ingiusti, si può salvare tutte e due, si può far bene alla società e all'ambiente. Ci vorrebbe tanta, tanta Aveva un intelligenza titolo e volontà. anche, era Pensando l'infosfera, dove parlava di questo, che ora non ho il libro suo, però c'era anche un altro libro dove lei parla di questa parte, vero? Pensando, com'era? Pensando l'infosfera? Eh sì, in versione più ecologica, cioè più in termini di un sistema eco, in cui una sorta di casa dove noi abitiamo, che è tutto il pianeta ormai, in cui noi non possiamo permetterci di scaricare, tra virgolette, l'immondizia da una parte perché tanto è il vicino e chi se ne importa, perché prima o poi quelle che si chiamano le cosiddette esternalità tornano a te, perché il pianeta è un sistema chiuso. Cioè se la Cina fa un disastro a casa sua, questo non vuol dire ma che ce ne importa a noi, tanto vivono loro lì, noi in Italia stiamo bene. Perché quando avranno distrutto il loro pianeta, cioè il loro angolo del pianeta, avranno distrutto anche il nostro angolo. Se noi non facciamo bene qui, qualcun altro finirà per fare molto male da qualche altra parte. Ecco, quest'idea che sta sempre più prendendo piede, io ne parlavo, no, tanto, tanto tempo fa, perché uno fa il filosofo e fa il grillo parlante. Mi fa piacere che adesso ne parlino un po' tutti e Oggi magari uno di questi faremo qualcosa. gliel'hanno rubata, professore. Diciamo la verità, ho visto che Azione, no? A Roma ha preso, lo dico perché tanto questo è sulla mia pagina, lo posso dire, ha preso il verde e blu senza citarla, ha praticamente copiato perfettamente quello che lei dice, no? Però l'ha messo dove gli pareva, insomma, no? Un pochino così, Eh senza sì, va bene, citarla. ma il bello del trovare le idee giuste è che piacciono un po' a tutti e che quindi diventano un po' bene comune. Quindi sono contento che si parli di tutto questo in termini di verde e blu, ma soprattutto se ne parli nei termini in cui ne parlo io, non semplicemente per appiccicare, cioè, due colori, per dire ah sì, sostenibilità digitale, lo facciamo tutti. Io ricordo appunto al politico di turno oggi, di solito, cioè, sì, professore, ma un po' di verde e blu ci mancherebbe. Dico, guarda che non è una mano di vernice, cioè, poi non cambi niente, capito? La casa resta uguale, come dire, l'industria, la politica, la società restano uguali, con un po' di verde e blu, cioè, due botte di pennellessa e abbiamo fatto. Non è così. Cioè, o noi il verde e il blu lo trasformiamo nella missione della nostra società, cioè, per poi parlare un po' in termini semplici, facciamo soldi con il verde e il blu, oppure non riusciremo mai a uscire fuori da questa situazione. Cioè non saremo in grado di salvare il pianeta e noi su questo pianeta. Questo secondo me è la cosa più importante. Qui c'è un riferimento di Beatrice Bignami che dice: il paradigma blu e verde è anche la dimostrazione di Moscovici del potere di influenza delle minoranze. Quindi, anzi, se avete domande, se qualcuno ha domande, le scrive adesso perché Volentieri. poi dopo vorrei fare una domanda finale, professore, perché già ci stavo dando tanto del suo tempo e tanto, grazie veramente per questo. Se vuole dire qualcosa a Beatrice, se ci sono dei riferimenti magari anche a questo nella sua scelta di questi due colori. Sì, il potere dell'influenza delle minoranze. Io spero che a volte questo potere sia non soltanto di quello che si diceva in passato del kingsmaker, no? Cioè del piccolo che facendo la differenza tra due grandi determina poi chi dei due grandi diventa il re e chi invece non diventa. Non sia soltanto il potere del kingsmaker, cioè di chi fa il re, pur essendo piccolino, ma sia anche un'influenza buona. Cioè, non soltanto un'influenza di potere, ma anche un'influenza etica. Cioè, di chi magari in una minoranza, avendo avuto anche il lusso fornito dalla società di poter pensare a queste cose, perché poi alla fine il filosofo, se fa questo lavoro, lo fa perché qualcuno sta pagando le tasse per fargli fare questo lavoro, nel senso. Allora, il lusso, tra virgolette, del filosofo di poter fare questo lavoro, essendo una minoranza, perché la società gli ha chiesto, guarda, senti, ti mettiamo in condizione di pensarci sopra. Ti paghiamo per pensarci sopra, però poi dacci qualcosa indietro, cioè qualche cosa di questo pensarci sopra vorrai anche, come dire, restituire. Ecco, questo lusso di questa minoranza sia un lusso anche etico, non soltanto quindi di potere che a volte può essere anche negativo, cioè l'influenza del cosiddetto facitore del re, del kingsmaker, è anche un'influenza che può essere di chi magari manipola, vuole essere piccolo ma importante. E a volte anche deresponsabilizzato, perché poi alla fine non è colpa mia, il re è lui o la regina è lei, io ho soltanto fatto la differenza. Non soltanto quello che forse è una visione negativa, ma anche di una minoranza che è stata aiutata dalla società a mettersi nelle condizioni di poterci pensare sopra, lavorare, fare un po' di più e che quindi poi restituisce. È un po' come se tu avessi, perdonatemi un attimo il momento così
analogico. È un po' come se tu avessi detto, senti, guarda, mi pare che tu sei portato per questo sport. Ti do una bella borsa di studio, così questo sport lo fai bene. Poi però è meglio che giochi, non è che tu fai questo sport, ti alleni e poi vai in vacanza. Ti abbiamo pagato lo stipendio? Hai fatto un buon lavoro? Beh, adesso dici come stanno le cose, perché l'abbiamo fatto apposta. Ecco, queste minoranze, diciamo, quella che dovrebbe essere poi il ruolo dell'intelligenza, quella buona, il ruolo della elite, ma quella appunto di Gramsci, non quella che tradisce, no, chi l'elite l'ha creata, ma che ritorna, cioè ridà a chi l'elite l'ha messa in condizione di fare il suo lavoro qualcosa di valore aggiunto. Questo allora alla Gramsci è una cosa bellissima. Altrimenti torniamo un po' al cosiddetto al tradimento degli intellettuali. Era il libro che poi prima facevo riferimento suo, era Pensare l'infosfera. Ecco, io ho detto pensandone, Pensare l'infosfera. Sì, adesso questo non ho la copertina, però era anche questo che ha detto delle cose che appunto avevo ritrovato su quel libro, sul design, no? Su quello che stava raccontando. Intanto ci sono tanti complimenti che le stanno facendo. Mi piace anche questa cosa di Elena, perché mi fa tanto piacere, perché diceva, no, grazie per tanti spunti per la mia mente, sicuramente prenderò i suoi libri, mea culpa, non la conoscevo, no? Cioè, questo mi fa molto piacere, il fatto che una persona come lei, che dall'Università di Oxford potrebbe tranquillamente starsene appunto con le Nazioni Unite a parlare del più e del meno altri poteri, sia sceso in piazza, no? In una piazza che neppure conosce di quello che stiamo facendo, pur di parlare a persone che come vedi, cioè, non sono... ignoranti, semplicemente queste cose non le conoscono, perché non, la diffusione è sempre su piani di diversi. Io l'ho conosciuta all'università, nel senso, no? Grazie al professore che mi ha consigliato i suoi libri, perché altrimenti diventa difficile. Per questo forse è bene, no? Utilizzare anche i social nel modo giusto per far parlare anche un certo tipo di linguaggi che non sono solo alti, ma possono essere veramente per tutti e sono molto apprezzati. In questo... Quindi la ringrazio ulteriormente, e poi le volevo fare un'ultima domanda, cioè due domande, me le voglio mettere insieme, no? L'avevo scritta così. Vedo che tanti che erano infervoriti dal voler fare tante domande le ha già risposto, perché Clio, mi pare tu volevi fare una domanda l'altro giorno, che poi abbiamo detto non la mettiamo tra le ufficiali, se avete qualche domanda fate lavoro o tacete per sempre. Quindi, perché poi non potete dire che non è sceso. Ma no, ma poi ci rivedremo, vedrete che avremo altre occasioni. Appena esce il prossimo libro, guardi, volentieri, ora leggiamoci questi. Però dicevo, un tempo, neanche tanto lontano, quando si voleva scrivere, ma già io quando ero fidanzata da piccola, per mio fidanzato che era militare, io gli scrivevo le lettere, perché era stato quell'anno lì, 95, non c'era ancora il cellulare, quindi dovevo telefonare in caserma per parlarci un attimo. Quindi le notizie correvano lente, in una via proprio lenta, non proprio a livelli del piccione viaggiatore, mi sentivo già fortunata, avere la possibilità delle poste, ma figuriamoci, no? Oggi invece l'essere umano è sempre soggetto appunto a un'infosfera, no? A tante informazioni, ma noi non siamo strutturati per contenere tutta questa mole di informazioni che quotidianamente riceviamo, no? Non siamo fatti per immagazzinare la valanga di informazioni che vengono anche dall'America, dall'Australia, cioè da altri mondi, ma anche da Marte stesso, pensiamo alle dirette, no? Che stanno arrivando adesso. Quindi la domanda che faccio, che poi gliela leggo un attimo a un altro concetto, come può l'uomo gestire questa esondazione di informazioni mediatiche senza subirne conseguenze? Cioè, come possiamo noi tenere il passo e la velocità di un'informazione che corre più veloce, sempre più fitta, sempre più variegata? E quindi, poi l'ultima cosa che le chiedo, come vede Luciano Floridi il mondo del prossimo secolo? Cioè, siamo destinati ad evolvere verso un mondo sempre più tecnologico e veloce, o c'è la possibilità di retrocedere e tornare ad ere, precedenti a questo che è stato un boom mediatico? Cioè, per capirsi, avremo scuole che raggiungeremo comodamente su un drone, arriveremo con i nostri iPad super tecnologici, no? O chissà, torneremo alla china e al quaderno? Mi scusi, sono stata un po' lunga. La previsione sul futuro la facciamo in un attimo. Su un punto molto importante che lei ha sollevato, è veramente importante, cioè il fatto che noi abbiamo un quantitativo di informazioni, di dati, di stimoli, di costante bombardamento, di mille possibilità di sapere qualcosa di più, di guardare un altro video, di sentire un'altra canzone, di sentire un altro amico, cioè, di avere un'altra notizia dalla Rai o dalla BBC o da chi sia. Ecco, tutto questo è, come si direbbe con un anglicismo, unprecedented, cioè non è mai successo prima, vero. Noi siamo anche però straordinari nella nostra capacità di adattarci, cioè ci adattiamo a tutto.
a qualsiasi cosa, anche alle condizioni più atroci della vita umana e anche alle cose più felici. È perché ci adattiamo a tutto che poi siamo capaci di stare contenti anche in un pozzo nero o di essere infelici pur avendo, diciamo, lo yacht dietro casa. Allora, questa capacità di adattarci, in realtà, io credo che finirà per essere la nostra forza, ma avverrà qualcosa che è già avvenuto, almeno in alcuni contesti, e vedrà appunto il pericolo nella analogia, con la nostra dieta. Cioè, noi a un certo punto siamo usciti da uno stato di penuria per la maggior parte degli esseri umani, e almeno le persone, parlo con chi ci sta ad ascoltare, chi sta in questa chiacchierata, saranno un po' come me, nel senso il frigorifero, grosso modo, lo riempi un po' con quello che vuoi. Non è che proprio c'è questa cosa, cioè, oggi pane e cipolla, domani chissà che cosa. La nostra dieta, quella biologica, quella fisica, ha avuto un salto, letteralmente dal dopoguerra a oggi, straordinario, cioè inimmaginabile. E ci siamo trovati il problema dell'obesità, cioè del mangiare troppo, del mangiare le cose che ci piacciono tanto e avendo una dieta completamente sbilanciata. Cioè, io, se fosse per me, adesso questa cosa spero che non andrà troppo in giro, ma insomma, se fosse per me, mangerei pasta, pizza e hamburger, punto. Cioè, dalla mattina alla sera. Però poi finisci male. Allora, una dieta sbilanciata, in questa analogia, anche dal punto di vista informativo, questo le assicuro, lo dico dagli anni 90, per cui insomma sono proprio un disco rotto, anzi disco rotto, non si può dire neanche di disco rotto perché non c'è la tecnologia, ma insomma, analogicamente, per chi conosce cosa significa avere un disco rotto. E allora, anche nel caso dell'informazione, noi dovremmo passare da una cultura del mangia questo oggi perché domani non lo sai se cosa trovi, che è il nostro fisico. Noi siamo evoluti da un punto di vista darwiniano così, cioè noi mangiamo tanto, è quello che ci capita sotto, siamo onnivori e mangiamo tutto perché madre natura ci ha fatto in modo tale che, siccome domani non lo sai se lo trovi un altro mammut o un'altra pera sull'albero, oggi ti mangi tutto il mammut e anche la pera, domani magari salti la minestra. Ecco, da quella cultura noi siamo entrati poi in una cultura in cui ti dà una regolata. Allora, hai i pasti, mangi questo, una dieta bilanciata, magari stai più attento, magari fai quella un po' extra cioccolata, ci vuole quella corsetta in più. Io credo che andremo in questa direzione, cioè essendo noi un po' intelligenti, un po' maleabili, tra virgolette ci daremo una regolata, cioè diremo, ma guarda che forse stare proprio a guardare Facebook, adesso siamo qui, per 5 ore di seguito, non è una buona dieta, magari batti anche a sentire una canzone, oppure fai un po' di lavoro, oppure stacca la spina. Cose così avverranno sempre di più, ma sarà una questione di evoluzione molto più culturale, non sarà una questione che dalla mattina alla sera decideremo, ecco il codice, no, per la buona dieta digitale. È che impareremo facendolo che magari se stai tipo 10 ore al giorno a giocare con un videogame, finisce male la faccenda. Allora, non è zero giochi, no, perché in fin dei conti un po' di cioccolata ci vuole anche lei, però magari quell'oretta, poi fai qualche altra cosa e ti occupi di altro. Io penso che con un po' di buonsenso finiremo per fare questa operazione di bilanciamento. La questione che a me mi preoccupa un po' di più, e adesso arriviamo anche alla previsione, è chi controlla la dieta. Cioè, nello stesso senso in cui noi oggi siamo in grado di darci una dieta noi stessi, capendo anche un po' di più, o consultando le persone che ne sanno più di noi, perché ogni corpo poi è diverso, ogni persona ha una sua, diciamo, identità fisica unica, ci possiamo servire di esperti e così via, ma in realtà siamo noi poi a scegliere al supermercato se comprare qualcosa di più o qualcosa di meno. Non è così per il digitale. Il digitale oggi non è fornito come se fosse un supermercato in cui io posso scegliere, ci sono tanti bar, tante pizzerie, tanti ristoranti, posso mangiare indiano, posso mangiare cinese, posso comprare qualcosa di tutto italiano o domani soltanto croissant francesi. Cioè, la scelta è la mia. Perché? Perché sono sono abilitato, sono empowered, come direbbe in inglese, cioè mi viene data la capacità di poter scegliere tra X, Y, Z e così via. Il digitale non è tanto così. Il digitale oggi è un monopolio. È un po' come se ci avessi soltanto un ristorante in città e basta, o vai lì o niente. E allora fare la dieta come vuoi tu è quasi impossibile. Ecco, in questa analogia io vedrei bene in futuro, visto che ci vogliamo lanciare un po' di qui a 10 anni, ecco, senza sforare troppo in zone veramente un po' fantasiose, un contesto in cui noi fossimo messi in grado di avere una dieta digitale più controllata da noi e meno controllata dalle grandi aziende che la forniscono. Cioè meno offerta univoca
a monopolio e più scelta da parte nostra. Questo vuol dire semplicemente più competizione. Cioè, se io avessi già soltanto tre cose che funzionano come Facebook, non soltanto Facebook, tre cose che funzionano come Twitter, non soltanto Twitter, tre cose che funzionano come Google, ma veramente. Però voi considerate, e chiudo qua, scusatemi per questa lunga tirata, guardate cosa è successo quando Google e Microsoft si sono scontrati sul search, per il search engine, cioè per la ricerca online. Microsoft ha perso, non ha vinto neanche la Microsoft, il monopolio di Google. Quando Google ha sfidato Facebook per il social, ve lo ricordate? C'era una cosa Google Plus, cioè, ha perso, Facebook ha vinto. Ecco, questi contesti in cui c'è soltanto uno che fornisce l'unica dieta, questo è quello che mi preoccupa per il futuro. E infatti ci sono delle domande, queste le metto insieme. Una di, intanto sempre complimenti anche del fatto che lei sembra di parlare con un amico sul divano di casa, però con la saggezza di un grande guru, cioè proprio molto bello questo che sto leggendo. Andrea ad esempio, le dico Andrea e Daniele che dicono due cose che si possono avvicinare a quello che sta dicendo, no? Ma non le sembra che il potere, in particolare l'elite, usino gli specialisti, le minoranze intelligenti, soprattutto i media, per assecondare l'interesse del potere, usando le sponsorizzazioni, grant e anche le cattedre universitarie, che lo stesso in questa fase storica cerchi di mimetizzarsi per sembrare una sorta di soft power? E poi Daniele dice... Come vede il rischio di controllo dei dati personali da parte dei grandi giganti della tecnologia? Si corrono rischi effettivi di manipolazione commerciale delle masse oppure solo complottismo? Cioè, in un certo senso non si avvicina a quello che stava dicendo la sua preoccupazione, no? La seconda è più facile, non è complottismo, è un problema reale, è un problema molto serio. Questo dell'accumulo di tantissimi, tantissimi dati da parte di pochissime aziende è un monopolio che al momento sta creando grandi rischi, non certezze di disastro, ma rischi di disastro. È come se tu, per capire, stessi caricando una pistola. Ha sparato? Non ha sparato, ma è rischioso. Avere un'arma carica in casa non è una buona idea. Allora, mettere così tanto potere e così tanti dati nelle mani di pochissime aziende, senza avere un controllo legale, nel senso normativo, forte, robusto, ad esempio a livello di Unione Europea, su queste aziende. E questo è un rischio enorme. Ora, per il momento, qualche disastro si è visto, Cambridge Analytica, per chi si occupa di queste robe, insomma, Twitter e Facebook, l'assalto al Campidoglio lì a Washington, senza... Diciamo, le stesse elezioni di Trump, no? Le elezioni di Trump, insomma, Brexit pure, insomma, voglio dire, qualche disastro l'abbiamo visto, ma non abbiamo visto delle cose catastrofiche. Ma stanno lì, cioè io l'analogia che facevo letteralmente in una consulenza, lavorato con il governo britannico per l'app qui, che poi è stato un disastro, gliel'avevo detto, l'hanno fatta lo stesso e gli sta bene che l'hanno fatta male, gli dice guardate che noi dobbiamo fare questa app, come dicono Apple e Google, ma non perché io sia contento, ma perché le chiavi di casa le abbiamo date a loro e adesso si è rotta la finestra di casa, la vuoi riparare? Devi chiedere a loro la chiave. L'analogia è chiara, perché vuol dire che non ti piace il fatto che tu hai dato la chiave di casa a Apple, a Google, per fare la app per il coronavirus. Ma siccome le cose stanno così, adesso devi andare da loro. Domani però riprenditi la chiave. Cioè non è concepibile che la società, da un punto di vista politico e sociale di strutturazione delle nostre interazioni, sia così dipendente, come se stesse su una gamba sola, che è altamente aziendale e business, dove soprattutto le aziende sono tutte quante posizionate da un lato dell'Atlantico e in cui il controllo è veramente minimo. Ora, la buona notizia è che pian pianino, con calma, molta calma, anno dopo anno, però stiamo arrivando con la legislazione a livello europeo che sta mettendo dei vincoli forti intorno a tutto questo. Io sarei tanto moderatamente, moderatamente ma parecchio moderatamente ottimista su questo, nel senso che il GDPR, la legislazione sull'intelligenza artificiale, la legislazione sui market, sui mercati digitali, la legislazione sui servizi digitali, quattro cose che stanno già, una già fatta e tre in corso, stanno arrivando a mettere un po' una morsa intorno a queste grandi aziende. Ma è un po' come dicevo prima, cioè ci stiamo un po' riprendendo la chiave di casa, ma la casa al momento no, ce l'hanno loro. Cioè se tu vuoi entrare e uscire, il bello e il cattivo tempo lo fanno loro. Questa non è una situazione in cui una società normale vorrebbe vivere. Cioè un monopolio in cui le aziende che non fanno neanche questo lavoro, cioè, parli con loro, in realtà non lo vorrebbero neanche fare perché è un buco di potere che hanno loro dovuto acquisire essendo la politica così intanto in ritardo. Riprendersi quel potere
per gestire noi con quella che si chiama sovranità digitale, che non è sovranismo, non c'è niente a che fare, nel senso il controllo della società su se stessa, e questo mi sembra la cosa più normale del mondo. E c'è un bellissimo discorso di Lincoln, che se non avete sentito prima, si chiama il Gettysburg Speech, cioè lo speech che lui fece a Gettysburg dopo la grande battaglia, guerra civile, eccetera, eccetera, e dice: il governo del popolo, per il popolo, e questo a favore del popolo. Quando lo dice così, dice: ma questo, a parte un grande politico di grandi tempi, ma è del popolo, per il popolo, a favore del popolo. Questo 1, 2, 3, questo è quello che dobbiamo recuperare. Lo diceva John Lincoln, non è che lo dice il piano floro di oggi. Questo è incredibile. Ci sono anche altre domande che le salterei, perché qui se no apriamo un dibattito sul Green Pass e sullo strumento digitale, su cosa ne penso, eccetera. Poi ci sono Ines, io ringrazio te, che anche lei ha avuto il modo di conoscere il professore in ambito universitario, e le dice che per lei è ascoltarla dal vivo è tutta un'altra cosa, e quindi mi ringrazio anche me. Io invece ringrazio il professore, perché io, se sono online, grazie a lei, perché anch'io ero una di quelle che a un certo punto mi era veramente rotta, no? Basta, sempre quella. Allora ho deciso di utilizzare il mio spazio nel modo più giusto che ritenevo possibile. Questo è un esempio, quindi sono molto contento di questo. Adesso c'è l'ultima domanda che le ho chiesto, siccome è una domanda un po' più complicata a Clio, le ho dato il link se può venire a farla direttamente lei, perché... prova un po' a entrare, Clio, se riesci, così gliela fai direttamente al professore, così chiudiamo. Ma chiudiamo con una domanda difficile, ma no, adesso faccio brutta figura. No, intanto vorrei capire bene quello a cui lei si sta riferendo, che qui dice: le intelligenze sono apprese sul campo della vita, molte persone non arrivano a svilupparle, soprattutto perché ci vengono etichettate alcuni o molto spesso solo un tipo di intelligenza di cui siamo dotati. Il digitale potrebbe aiutare nello sviluppo delle differenti intelligenze all'interno di un individuo? Potrebbe sopperire ai giudizi del mondo reale, non sostituendolo ma aiutandolo? Tantissimo, quindi, guardate, io... Io ti rispondo, non importa che tu entri, rispondi direttamente sì. Così. Allora, sì, e ve lo dico anche da un punto di vista un po' più scientifico, sfruttando il cervello che ho in casa, che è mia moglie. E mia moglie è un genio riconosciuto, quindi si sa, una cosa così. Il genio ha... Salve! La domanda, Clio, dimmi se abbiamo scritto bene. Abbiamo detto bene, sì. Che mi sono staccata un attimo. Buonasera, piacere. Vi posso raccontare appunto quello che so da lei. Cioè, mia moglie ha la cattedra di neuroscienza qui a Oxford e io ho visto anche attraverso i suoi studi con il suo gruppo di ricerca che cosa il digitale può fare, ad esempio quando ci sono magari quella difficoltà cognitiva in più, oppure quella incomprensione. E poi, come dicevo prima, l'intelligenza non è definibile. È come le grandi cose importanti della vita, questo adesso ve lo racconto bene perché tocca pure metterci un punto prima o poi, le cose importanti della vita non sono definibili. Perché sono troppo complicate? Allora, mentre il triangolo, figura con tre lati, cioè, benissimo, e c'è la definizione. L'acqua, H2O, eccetera. Puoi anche definire il cavallo, puoi anche definire un'automobile, ma cose come la democrazia, l'intelligenza, l'amore, la fiducia, sono tutte cose che, come si dice, adesso cito una cosa famosissima che avrete già sentito dire, è un po' come la pornografia, la riconosco quando la vedo, ma non è che me la puoi definire tanto bene, perché poi certe cose, cioè, magari un Botticelli, pornografia, non credo. Cioè. Allora, lo diceva un giudice della Corte Suprema americana, quando doveva parlare appunto di pornografia, cioè, di ragazzi, è inutile che stiamo cercando una definizione, si riconosce quando si vede. Ecco, l'intelligenza si riconosce quando si vede. Bisogna avere però allora, e scusatemi il passo successivo, la capacità di riconoscerla. E lì sta nell'occhio altrui, nella interazione altrui. Se io parlo con una persona che ha una straordinaria capacità di intelligenza di un tipo, ma non di un altro, è inutile che quella persona poi dica: ma questa è stupida, non capisce, ad esempio, fai conto, no? Di musica. Tanto per tornare a cose che a me dispiacciono tanto. Sì, certo, io dal punto di vista musicale sono veramente un cretino, cioè, c'è poco da fare. Però magari riconoscimi altri meriti. E così, o viceversa, no, cioè, non sai imparare l'inglese. Ma ci sono persone che hanno quella intelligenza e altre che non ce l'hanno. Se non ce l'hai, come si suol dire, non sei portato per le lingue, tanto per banalizzare un po' a livello di bar, ha voglia a battere su quel povero cervello. Poi però magari invece se si tratta di trovare, ad esempio, le direzioni stradali di qua e di là, invece sei bravissimo, cioè sei la persona giusta a cui chiedere e vai a fare appunto magari la guida da qualche parte.
Allora, senza banalizzare troppo, la cosa importante qui è che ci sono cose che noi, di cui abbiamo esperienza, che sono indefinibili per natura, perché sono talmente variegate, sfumate, arricchite dal contesto, che è inutile cercare di metterci dietro, intorno, in una cassetta, come dire, condizioni necessarie e sufficienti, perché questo è questo e non è quest'altro. Quando si tratta di cose come l'intelligenza, la tentazione di dire me la definisci così io posso dire se è intelligente oppure no, va resistita. Resistere con la tentazione e invece affidarsi alla capacità di capire che c'è in questo arcobaleno dell'intelligenza umana ci sono una varietà di colori, ma milioni di colori, no, che possiamo, no, di cui possiamo godere e valorizzare quelli che di volta in volta sono, no, quelli giusti. Questo io lo so che è un discorso un po' sempliciotto, però vorrei tanto vederlo applicato un po' ovunque, esperienze anche personali di tutti. Chi è che in questa anche chiacchierata che siamo fatti oggi non ha avuto un momento in cui ha detto Madonna quanto sono stato stupido, questo è veramente, questo è proprio da cretino, ho sbagliato tutto, come ho fatto? Allora se lo riconosci che anche tu, no, hai avuto il tuo momento così un po' di mancanza deficiente, cioè di mancanza di intelligenza, riconoscere anche che ci sono altri momenti invece di presenza, di intelligenza, ma anche degli altri. Cioè dare un po' a chi sta dall'altra parte, a chi interagisce con te, quel beneficio di dire, guarda, io, per esempio, questa persona ha un'intelligenza che, comparata alla mia, è di gran lunga superiore quando si tratta di A, B e C, D. Certo, io ne so un po' di più su X, Y e Z, e va bene, appunto, stiamo un po' insieme. Questo, che sembra appunto un discorso un po' sempliciotto, e in realtà non lo applichiamo poco. Cioè c'è una sorta di scala assoluta per cui si è intelligenti se si fanno queste cose ma non altre, e questo va a detrimento di tutti, cioè, va anche a detrimento di tutte le enormi capacità che noi perdiamo per strada. Mi ricorda ora non la vorrei infilare come quando racconto le barzellette non mi ricordo il finale, no? Però succede. Però come quelli che hanno entrambi una mela, per rimanere sulle mele, ma entrambi una mela, se la scambiano e vanno via entrambi con una mela. Invece se arrivano con la conoscenza e informazioni, se le scambiano e vanno via entrambi con il doppio, no? Di informazioni. Questo è, mi ricorda molto questo. Clio, era questa avevo letto la tua domanda nel frattempo mentre ti collegavi, era sì. Questo? Ma poi non è per niente banale, perché dice un discorso sempliciotto, in realtà secondo me no per niente, anzi intanto grazie mille della risposta, perché come ho scritto prima è proprio come parlare in salotto con un amico, però certo. Allo stesso tempo che parla come un guru, cioè è proprio così che è parlare con lei, quindi grazie. Sì, non è sempliciotto per niente a parere mio, perché non esiste fondamentalmente, almeno nella società nostra, astenersi dal giudicare o comunque sia dal definire un'intelligenza. Anzi, fin da piccolini, fin da proprio piccoli, quando andiamo a scuola, già ci vengono etichettate determinati tipi di intelligenza, soprattutto riferita a quello la mia domanda, perché si cresce già pensando di essere intelligenti per qualcosa, stupidi per altro, di non poter cambiare, no? E quindi non è un discorso banale quello che ha fatto, cioè una cosa che magari fosse così, magari ci si astenesse prima dal giudicare o dal definire, ci potesse essere la possibilità di dire non so niente, ed è così che escono fuori veramente le intelligenze, o sono aperto a svilupparne altre, perché comunque sono tutte sviluppabili. È vero che qualcuno nasce con determinati tipi di doti, però non sapendo di non essere tanto intelligente in qualcosa, magari alla fine invece si riesce a... Quante volte ci siamo trovati, no? Quante volte ci siamo trovati a citare Einstein, proprio per riguardo a questo, che è un argomento a noi molto caro, professore, quando diceva che non si può giudicare un pesce dalla sua capacità che ha di arrampicarsi sugli alberi, no? Cioè, eppure continuiamo a far questo. Però è colpa della scuola, volevo dire questo. Non è colpa dell'insegnante, è colpa dell'ordinamento. Grazie a te, Jess, grazie a voi. Sì, grazie professore, a presto. A presto, volentieri. È un po' come se noi avessimo deciso di creare dei giochi e poi chi è bravo a questi giochi vince e chi non è bravo a questi giochi allora è un perdente. Ma abbiamo creato quei giochi. Cioè, è chiaro che se tu mi chiedi, guarda, i giochi sono, corsa, tennis e pallacanestro. Se tu sei negato queste tre cose, sei un impedito. Ma io sono bravissimo a nuotare. Cioè, allora... mollare un po' su questa faccenda che c'è una scala assoluta dell'intelligenza, anche ad esempio i test di intelligenza, vedete che intelligenza sono fatti con certi criteri, sono ad esempio molto legati alla matematica, a un certo modo di pensare molto algoritmico, magari premiano ad esempio un'intelligenza visiva, molto meno linguistica. Io vedo ad esempio con mia moglie,
mia moglie ha un'intelligenza estremamente più linguistica della mia, e io tendo a essere un po' più visivo, cioè nelle nostre chiacchierate. Io spesso, mia moglie è originaria del Brasile, ha lasciato il Brasile, poi Stati Uniti, cioè è bilingue, ovviamente l'italiano lo conosce benissimo. Io spesso chiedo a lei: senti, ma com'è che si dice in italiano questa cosa? Eppure l'italiano, cioè, lo dovrei conoscere io. Ora, c'è anche un'intelligenza linguistica, ovviamente, c'è un'intelligenza corporea, motoria, che se tu ce l'hai, diventi un campione. Se non ce l'hai, ma puoi esercitarti quanto vuoi, cioè, poi lo vedi il limite al quale sei arrivato, dici vabbè, io più di quanto non so fare. Ecco, su tutto questo io penso che ci sia una grande responsabilizzazione anche di comprensione. Ci vuole pazienza, cosa che noi oggi, no, perdonatemi, cosa che non abbiamo mai avuto, non ce l'abbiamo neanche oggi, ma non è che in passato ce l'avessimo di più. Pazienza nell'ascoltare, nel passare un momento in più dicendo che cos'è che questa persona, ad esempio una bambina o un bambino, può avere di soddisfazione, di dire questa cosa la so fare bene, la posso fare anche meglio, invece di andarla a punire per dire questa cosa non la sai fare e adesso ti faccio vedere che la tabellina, eccetera. Allora, senza poi demonizzare la scuola, però ci sono contesti in cui noi abbiamo stabilito socialmente che ci sono i vincitori e i perdenti, e su quelle categorie stabiliamo chi può andare avanti e chi non può andare avanti. Dovremmo essere tanto più intelligenti su questo, cioè proprio la flessibilità qui andrebbe esercitata. Poi per chi vuole appunto avere un momento autobiografico, io ancora ricordo orrende, catastrofiche interrogazioni su di greco, in cui non mi ricordavo l'aoristo di qualcosa, ma che ci posso fare? Non ci ho avuto mai memoria per niente. Eppure ti sentivo un cretino, come faccio a non sapere queste cose? Studiare. Ecco, allora, alla luce di queste cose un po' così anche biografiche, il digitale, tornando alla cosa più importante che giustamente era la domanda posta, ci permette più flessibilità, ci permette anche di esercitare magari anche esperimenti diversi con cose diverse. E allora tra simulazioni, apertura ad altri mondi, la possibilità di parlare con persone che magari hanno il tuo stesso problema o il tuo stesso interesse. Ecco che il digitale, di nuovo, usato bene, fatto bene, come l'avevamo visto, devo dire, negli anni Ottanta, poi, il digitale come la nuova frontiera, in cui avremmo parlato di più, comunicato di più, saputo di più, ci saremmo più informati. E io c'ho ancora un testo veramente di un ottimismo che ho scritto in quegli anni, era un testo per l'UNESCO, per i 50 anni dell'UNESCO. E ecco, se le cose fossero andate in quel modo, forse oggi il digitale sarebbe dalla parte, diciamo, del bene e del buono, piuttosto che dalla parte dei problemi. Ci può tornare, secondo me è una grande forza buona che possiamo usare anche a livello appunto di supporto delle ragazze e dei ragazzi per fare meglio, per fare di più, anche lì dove ad esempio ci sono dei seri problemi cognitivi. Noi lo sappiamo benissimo appunto che in contesto in cui c'è qualche difficoltà in più o qualche minore capacità o qualche impedimento, il digitale può essere di grande aiuto. Ecco, su questo secondo me c'è tantissimo da fare. Ma allora torniamo al discorso, e qua chiudo, che facevamo prima. Chi controlla cosa? Dovremmo essere noi a controllare il digitale, non viceversa. Grazie professore, è stato illuminante, io la ringrazio da parte di tutti e poi di tanti che la stanno salutando, e la ringrazio veramente, soprattutto, ripeto, siamo stupiti dalla sua, dal suo vivere, no? La sua materia, quindi portarcela veramente in piazza come non te, che era una cosa veramente rara. Io la ringrazio di cuore anche da parte di tutti, le auguro un buon lavoro, a chi amiamo, che lavori per noi. L'ultima domanda, ma le zucche di Halloween che ho visto sul suo Facebook, l'ha coltivata lei? Certo, l'abbiamo fatta noi tre, sono tre, l'abbiamo fatta io e mia moglie. Avete guardato un tutorial su YouTube? Perché attenzione, perché sono zucche che abbiamo coltivato noi, non soltanto le abbiamo diciamo, preparate, ma ce le siamo coltivate in giardino, anzi, avevamo paura che andassero anche a finire male con gli animali che se le mangiassero. Sono tutte belle. Grazie di cuore. Va bene, buona giornata, buon lavoro, magari ci vediamo dal vivo a Bologna. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie di nuovo, arrivederci. Ciao.